Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di CGC DAC 1295, anzi in realtà si chiamerebbe CGC 1295 DAC perché la parola DAC è stata aggiunta successivamente. Andremo a vedere tutto nel dettaglio in questo video, andremo a spiegare che cosa è e come funziona e che cosa, soprattutto quali sono i suoi meccanismi di funzionamento e perché è così considerato la più valida alternativa al classico growth hormone, ormone della crescita. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio in questo video. Allora, innanzitutto la sigla, cosa è il CGC 1295 DAC? Growth Hormone Releasing Hormone. È stato sviluppato da CangioChem Biotechnologies. 1295 identifica la produzione numerica di questo peptide. Non è stato comunque approvato dalla FDA, della Food and Drug Administration, perché come ogni volta, praticamente quando scappa un morto anche non connesso come in questo caso all'utilizzo del prodotto, perché il soggetto che appunto sfortunatamente è deceduto ha avuto comunque delle complicanze a livello cardiovascolare, ma nelle indagini fatte non era comunque connesso all'assunzione del CGC 1295 DAC, ma ovviamente le sperimentazioni, i trial scientifici per quanto riguarda l'essere umano sono stati comunque sospesi in virtù di ciò. Quindi questa è una cosa che magari vi può far riflettere, perché questi prodotti a volte vengono interrotti le loro ricerche, i loro trial, anche quando non sono responsabili effettivamente di quello che accade. Qual è la differenza tra il CGC 1295 DAC e l'MK677 o il GHRP2E6? Che mentre quest'ultimi vanno comunque ad attivare i ricettori della grelina, il CGC 1295 DAC lavora sul naturale HPSA. CGC come funziona praticamente? Aumenta i segnali mandati dall'ipotalamo alla ghiandola pituitaria, mimando gli effetti del GHRH. Quindi abbiamo le stesse caratteristiche che ci può dare comunque l'utilizzo dell'ormone della crescita, quindi abbiamo i stessi benefici, gli stessi effetti collaterali. Una cosa molto importante per quanto riguarda il CGC 1295 DAC, che non andando a interagire con la grelina, non abbiamo neanche il cosiddetto aumento della prolattina, che avviene quasi sempre comunque quando andiamo a utilizzare l'MK677, il GHRP2E6. Questi sono comunque dei fenomeni che vengono quasi a braccetto con l'utilizzo di questi peptidi, al contrario invece del CGC 1295 DAC. Ecco perché magari è molto raccomandato per tutte quelle persone che già hanno un livello di prolattina che è abbastanza fuori range o abbastanza altino. Da dove viene la sigla DAC? La sigla DAC viene innanzitutto da una tecnologia sviluppata per andare a proteggere la degradazione dei peptidi e ha un rapido smaltimento nei reni, quindi una tecnologia studiata appositamente per rendere comunque il peptide non solo più biodisponibile con un'emivita più lunga. Infatti andiamo a vedere che la sua versione CGC 1295 dura all'incirca 30 minuti di azione, mentre quando andiamo ad associare il DAC la sua emivita cambia e cambia fortemente. Abbiamo comunque dei giorni all'interno del nostro corpo, la stimolazione avviene dai 5 ai 6 giorni, quindi una molecola che non richiede una frequenza di iniezione elevata, basta comunque per tenerlo stabile nel nostro corpo due volte alla settimana, ogni 4 giorni, ogni 5 giorni. Per quanto riguarda le conclusioni finali, il CGC 1295 DAC è ovviamente più efficace dell'MK677 nell'andare appunto a rilasciare più HGH per aumentare i livelli di GF1. Quanto può essere il dosaggio? Questo è sempre comunque variabile. La maggior parte delle persone lo utilizza 1 mg o 2 mg alla settimana, sempre diviso in 2 assunzioni. Qual è il momento migliore per prendere il CGC 1295 DAC? Io sinceramente, secondo la mia personale esperienza, secondo la mia personale visione, non vi è un momento che sia essenzialmente il migliore e peggiore dell'altro. L'importante è che lo prendiamo a stomaco vuoto, lo si può prendere anche la mattina a stomaco vuoto, se magari una persona si allena la mattina
30 minuti, 40 minuti, un'ora prima di fare la colazione, così almeno abbiamo il massimo rilascio comunque dell'HGH e IGF-1. E quando andiamo ad allenarci, ovviamente andiamo a maturare un grandissimo pump, perché non dimentichiamo che questa tipologia di peptide ci dà un pump insane, veramente spettacolare. Una cosa molto importante è che, come l'HGH è il classico, questo può portare anche alla degradazione del GLUT4, quindi il trasportatore del glucosio, quindi può provocare resistenza all'insulina. Quindi cerchiamo sempre, che quando andiamo a utilizzare questa tipologia di peptidi, di avere una dieta ben bilanciata, specialmente per quanto riguarda il numero dei carboidrati. Ed ecco perché magari prenderlo la mattina, se uno fa l'allenamento comunque, si allena di mattina, prima di fare la colazione e poi fare comunque un pasto anche ricco di carboidrati, ma che almeno andiamo ad utilizzare nel workout, li andiamo comunque a bruciare, andiamo a abbassare il nostro indice glicemico durante il workout, quindi utilizzare questo, e quindi utilizzandolo in questo modo andiamo ad enfatizzare il pump, la vascolarizzazione e tutti questi aspetti positivi. Con questo, ragazzi, ho detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto e sia stato comunque di chiarimento. Se vi è piaciuto, un like, un commento, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!